un lavoro che ha i canoni proprio di una commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, tutti conoscete insomma il film di cui facevo parte anch'io, facevo Avana 9, il tassista, mentre invece adesso faccio Michelino Seta, la parte di Carlo Bucci Russo. Grazie, io grazie assai. Ma che dice un direttore non accetta? Già, il problema esiste, sta diventando un paese terribile il nostro. Sono tutti bigotti, cattivi, dispettosi. E non usesse come il diavolo, usesse una cosa allegra, spensierata. Come si dice, cioè, usesse, non può pensare. Una commedia molto bella, l'amico del cuore che fa subito va a pensare l'amore, la fratellanza, il cuore, invece fa una cattiveria immane sto spettacolo. È veramente molto cattivo, cioè c'è circostanza, parvenza, pregiudizi, codardia, insomma, c'è di tutto. E poi sono le cose che ci circondano in questa vita e praticamente raccontiamo proprio l'impossibilità della gente di dire la verità a una persona. Solo la morte abbatte pregiudizi, circostanze, parvenze e ti permette di essere serio, onesto con te stesso e di andare magari a dire al tuo amico del cuore e chiedere di fare l'amore con la moglie. Poi, mia moglie sta chiamando. Sono stato dal turco. Chi è il suo turco? Fumato. Disgraziato. Tu mi chiedi sempre i soldi. Il portumaco, vai a domani, non ci devi andare da quella gente, è gente pericolosa! Ehi, ma senti a che servono i soldi tuoi? Se ne sono miei! Allora, sono stato dal turco e gli ha fatto il quadro astrale a Geremia! E cioè? Ma tu lo sai che forse, forse in un'altra vita è stato veramente un uccello 320 anni fa? Questa commedia è una commedia a tutto tondo per il teatro che però ti ha portato tanto successo anche con, è stato forse il primo film di La successo. cosa bella è proprio questo. Quando Vincenzo mi chiamò, che mi ha proposto questo, di fare questa pièce teatrale, mi disse: ma ti posso dare il lavoro teatrale a cui più tengo, a cui sono più affezionato? E te, che me l'hai chiesta responsabilità. Perché è una responsabilità, il lavoro che lui più ci tiene, eccetera, poi con la sua regia. Poi siamo andati a vedere che era il mio primo film a livello nazionale e il suo primo lungometraggio. Quindi siamo particolarmente affezionati tutti e due a questo lavoro e ci siamo guardati negli occhi ed è venuto un capolavoro. Non perché adesso voglio fare i complimenti a me stesso, ma ho innanzitutto una bella compagnia da Mario Porfido, Francesco Procopio, Giulia Maierciuk, Antonella Scioli, Samuele Sbrighi e Luana Pantaleo. Sono attori con la A maiuscola e grazie anche a loro che la commedia veramente è ben recitata. Ma non certo sto che ti credi che il pure. Ma siete così tutti? No, ma non lo dicevo per me, lo dicevo per te. A me non piace un ticket tic. I medici quando sento un ticket tic. Fatti gli affari. Va bene, va bene. Un uomo solo in casa. Vorrei. E da Avana 9 a Michelino Seta c'è stata una promozione in questa commedia. L'unica differenza non c'è la Erzigova, però c'è la Maierciuk. Abbiamo la Maierciuk, quanto dire, insomma, per amor di Dio. Sì, sicuramente un passo avanti, è chiaro. Parliamo, insomma, era il 98-97 che abbiamo fatto questo film. Io incominciavo, facevo questo ruolo che poi mi ha dato veramente tanta, tanta fortuna. E oggi essere il protagonista di questa commedia mi dà una grande soddisfazione.